svolge due funzioni rispetto a un'opportunità così importante come Expo. La prima, come è sempre avvenuto nelle grandi esposizioni universali, è quella di mostrare appunto il valore storico-artistico del paese che ospita la manifestazione. E in questo senso appunto ci stiamo attivando per una serie di mostre, di esposizioni che spero riescano a mettere al centro delle politiche di Expo proprio la cultura. Il secondo è il versante turismo che il Ministero guarda con particolare attenzione perché i 20 milioni che mi auguro i visitatori verranno a visitare Expo dovranno visitare l'intero nostro paese e quindi il nostro sforzo è di costruire sin da subito quei percorsi di turismo consapevole, capace di visitare i nostri luoghi di arte, di mostrare a ognuno di quei 20 milioni di visitatori la bellezza del nostro paese, creando tutte quelle opportunità capaci di far ritornare a conoscere il nostro paese. Ogni percorso che definiremo, mostrerà la bellezza del nostro patrimonio storico-artistico, ma farà vedere anche il modello di turismo che stiamo mettendo a punto, che sarà appunto un turismo sostenibile, capace di valorizzare i centri storici, ma capace anche di valorizzare tutto il territorio e alcune esperienze molto importanti che già esistono nel nostro paese. Un turismo capace di far vedere come in Italia si mangia bene, dove ormai la realtà del vino è una realtà internazionale, una realtà capace di riconoscere le grandi tradizioni del cibo e di tutta la filiera dell'alimentazione. Credo che se faremo questo in raccordo con gli enti locali, con tutte le moltissime associazioni che in questi anni sono andate crescendo nel nostro paese, anche per questo Expo sarà un grande successo per il paese.